Dicevi prima del colpo di Stato che è andato in porto, ce ne puoi parlare meglio quello che dicevi prima dell'inizio degli anni 90? Sì, è stato un colpo di Stato che doveva far fuori una prima repubblica e mi sembra che sia andato assolutamente in porto. Ha, tra parentesi, avuto una sequenza di fatti e di eventi che è stata, a rileggerla come si può fare dopo, no? Con i dati alla mano, è impressionante, perché gli eventi, compresi gli attentati, sono stati incredibili. Tra parentesi, un tipo di colpo di Stato che era stato assolutamente annunciato. Pensate che il SISDE invia una nota al gabinetto del Ministero degli Interni il 5 febbraio del 91, in cui vi è scritto: attenzione, non è da sottovalutare la possibilità che France Eversive stipulino con la criminalità organizzata un accordo di collaborazione ai fini di destabilizzare il paese. Siamo a febbraio del 91, il 5. Il 17 febbraio avviene, alcuni se lo ricordano, l'arresto di Mario Chiesa, colto in flagrante a intascare una tangente di 7 milioni di lire. Scoppia Tangentopoli. È già di per sé ridicolo, no? Perché in Italia le tangenti altro che 7 milioni di lire, però scoppia questa Tangentopoli, in cui i principali partiti vengono messi sotto processo. Ma non c'è, la cosa strana è che ho confermato anche Cossiga, uomo che in alcuni momenti diceva delle grandi verità, dice: non c'è leader politico che non possa essere sbattuto da un momento all'altro in galera per tangenti. Dice, quindi farla scoppiare adesso bisogna che si capisca bene che cosa si vuol fare, perché non è un caso, eh? E qui è un piccolo ingranaggio del meccanismo, no? Quando delle cose che sono risapute, che sono fatte da tutti, a un certo punto vengono sbattute davanti all'opinione pubblica, iniziano dei procedimenti per una cosa che è normale, perché avviene da sempre. La cosa ancora più curiosa è che gli imprenditori, che spaventati, perché dice: com'è che adesso noi rischiamo delle pene quando facciamo quello che si è sempre fatto? Si presentano alcuni anche spontaneamente alla Procura della Repubblica di Milano per farsi interrogare. Scoprono che le intercettazioni che dimostrerebbero queste tangenti riguardavano fatti appresi dai magistrati 4, 5, 6, 7 anni prima. Dice: ma allora perché compaiono adesso? Niente, è l'inizio dell'attacco allo Stato italiano, alla prima Repubblica, che poi ovviamente dopo i primi processi, dopo i primi scandali, iniziano con gli omicidi. Nel 92 viene ucciso Salvo Lima, poi dopo, a maggio, qualche mese dopo, c'è la strage di Falcone. Poi dopo la strage di Falcone c'è subito quella di Borsellino. Non ci siamo ancora ripresi dalla strage di Borsellino, perché a luglio che a settembre l'americano John Soros lancia un attacco speculativo contro la lira. A quel punto noi entriamo in crisi, non possiamo più reggere e usciamo dal sistema monetario europeo. Il governo deve fare una manovra finanziaria incredibile. Questo non basta. Arriva Buscetta che accusa Andreotti, che era il più papabile alla presidenza della Repubblica. Ancora non basta, e allora a questo punto che cosa succede? Che anche il nostro presidente della Repubblica, quello all'epoca in carica, Scalfaro, viene coinvolto dall'allora direttore dei servizi segreti Riccardo Malpica sui fondi neri del SISDE, dicendo: come? Il presidente della Repubblica lo pagavo io, gli davo i soldi sempre. E a quel punto il disegno diventa più chiaro, ma diventa più chiaro nel momento in cui si conosce il meccanismo. Quando si conosce qual è un meccanismo per far crollare un governo o per mettere in crisi un paese, visto che i passaggi sono quasi sempre gli stessi, perché? Perché è un meccanismo che funziona e si vedono due o tre fatti in sequenza, chi conosce il meccanismo sa già dove si vuole arrivare. E questa la grande forza, la grande capacità che può acquisire una persona nel momento in cui capisce questo meccanismo, essere molto più libero nell'analizzare i fatti successivi del presente o di domani e non farsi più trarre in inganno da una propaganda quotidiana che ormai vediamo su tutti i canali televisivi.